Maledetto cane. Bentornati a tutti, appassionati dell'anime Kenel Guerriero o Kutano Ken. Siamo qui a commentare i colpi, le tecniche, i combattimenti dell'anime e precisamente siamo arrivati al 29° episodio della serie e perciò al mio 29° video. Sarà una puntata ricchissima, quindi cercherò di perdere il meno tempo possibile in commenti inutili. Quindi partiamo direttamente dal titolo italiano, Vivere o Morire. Mentre il titolo giapponese ci dà perfettamente l'idea di come andrà a finire questo episodio. È troppo tardi per implorare pietà. Va all'inferno, Kibadayo. Siamo perciò allo scontro decisivo. Vistosi in grandissima difficoltà, Kibadayo ordina ai suoi figli di far saltare in aria la montagna nella quale si trovano in quel momento. I suoi figli eseguono e tutta quanta la zona viene inondata di lava bollente. Gojeba, vi ricordate di lui, il fido spione di Kibadayo, ha la brillante idea di mettersi a provocare e a pungolare Kenshiro. Kibadayo afferma che Gojeba, oltre a essere il più intelligente dei suoi figli, è anche un abile guerriero con l'ascia, mentre tutto questo nel manga è assente. E comunque, dicevo, Gojeba dice al padre che ha intenzione di affrontare Kenshiro e qualora Ken osasse alzare anche un solo dito contro di lui, suggerisce al padre di ammazzare le ragazze che, data l'esplosione della montagna, si sono allontanate da Ken e Rei e praticamente sono di nuovo sotto il mirino dei Cobra. Quindi Gojeba cerca di fare molto lo spiritoso con Kenshiro, gli sputa in faccia. E quando Kenshiro reagisce solo con le parole, Gojeba fa per attaccarlo e Kenshiro lo ammazza. Nella versione italiana né nella versione giapponese viene detto il nome del colpo. Tuttavia, i colpi di Kenshiro in questo caso sono abbastanza riconoscibili. Kenshiro utilizza il suo Hokuto Yakuretsu Ken. Cioè i 100 colpi distruttivi di Hokuto. Gojeba è morto. Kibadayo perciò ordina ai suoi figli di ammazzare Aili e Mamiya. Mamiya, vedendosi attaccata, uccide alcuni membri del clan della Zanna, naturalmente con i suoi soliti yo-yo. E poi insieme ad Aili cerca di scappare. Si rifugiano sopra un ponte che naturalmente pende sulla lava. Uno dei membri del clan della Zanna si avvicina a Mamiya armato di spada. Mamiya cerca di ucciderlo con lo yo-yo. Lui devia il primo colpo, ma non è preparato al secondo. Quindi Mamiya con il secondo yo-yo gli lacera il viso. E il colpo è stato talmente violento che il cobra perde l'equilibrio e cade nella lava. Rimangono naturalmente gli altri cobra, i quali stanno per assalire le due donne, ma dall'alto interviene Rei che balza sopra di loro e inizia a massacrarli. Siamo al clou dell'azione, al clou della puntata. Kibadayo sta affrontando Kenshiro e, data la pericolosità dell'avversario,
ricorre immediatamente alla sua tecnica più segreta, alla sua tecnica più spaventosa, il Kazan Kugai Kohou, cioè la tecnica dell'armatura d'acciaio del Monte Hua. Kazan Kugai Kohou. La tecnica, oltre a rendere il padre cobra dello stesso colore del ferro, rende tutti quanti i suoi muscoli, tutta quanta la sua carne, tutte quante le sue ossa duri come l'acciaio. In italiano il nome della tecnica cambia, fanno una sorta di miscuglio di parole mettendo a casaccio il nome della tecnica e dice infatti Kibadaio, armatura d'acciaio, posizione del Kazan. Armatura d'acciaio, posizione del Kazan. Ken, visto il padre così trasformato, estrae dal suolo una spranga, lo colpisce, la spranga si piega. Ed è questa cioè l'efficacia della tecnica di Kibadaio, nessun colpo, apparentemente, può nulla contro di lui. Ma Kenshiro naturalmente non si fa scoraggiare da questa tecnica assai rudimentale rispetto all'Hokuto Shinken. Infatti, con tre colpi, Kenshiro agisce su un punto specifico di pressione di Kibadaio, il Dai Kyokin. È un colpo che causa il rilassamento di tutti quanti i tessuti, le ossa, le carni e rende praticamente il corpo come una sorta di pasta frolla. I nervi sono praticamente distrutti e il corpo diventa vulnerabile a qualunque tipo di acciaio. Daikyo という飛行をついた。お前の筋肉はもはやブヨブヨの脂肪だ。In italiano però sentite cosa dice Kenshiro. Ho colpito uno dei punti di pressione del tuo torace, ora non hai più muscoli. Nel frattempo Rei sta continuando a far strage dei membri del clan della Zanna. Non viene detto il nome di nessuna tecnica utilizzata da Rei. Mamiya è al suo fianco, che anche lei continua a uccidere i Cobra con i suoi bellissimi e letali yo-yo. Uccide perciò anche lei parecchi guerrieri. Rei finisce gli ultimi che hanno lì davanti. E i brandelli di quei guerrieri precipitano dal ponte dentro la lava. Rei ringrazia Mamiya e può così riabbracciare sua sorella Aili. Kenshiro, che sta prendendo ripetutamente a sprangate Kibadaio, ha ormai vinto. Kibadaio tuttavia non vuole rassegnarsi alla sconfitta, perciò vuole scappare. Intima ai suoi figli di affrontare Kenshiro, dandogli in questo modo la possibilità di svignarsela, perché i figli possono morire e lui potrebbe, se riuscisse a salvarsi la vita, procreare ancora. Kibadaio afferra uno dei suoi figli e lo lancia contro Kenshiro, il quale lo blocca sempre con l'aiuto della spranga, gliela butta sopra e lo uccide. I membri del clan della Zanna non hanno la minima intenzione di affrontare Kenshiro, tagliano la corda, se la danno a gambe, tuttavia il loro tentativo di fuga non dura niente perché vengono bloccati da Rei. Il quale in pochissimi istanti, con pochissimi fendenti, li fa tutti fuori.
Kibadaio, con uno sporco trucco, afferra una granata da dietro la schiena, cerca di scagliarla contro Kenshiro, che lo avvisa appena in tempo che tutti quanti i suoi muscoli, dato il colpo, si irrigidiranno. Perciò Kibadaio non riesce a lanciare la granata, non riesce neanche a staccarla dalla sua mano. La granata esplode, il braccio di Kibadaio viene amputato e lui non prova dolore perché i colpi subiti da Kenshiro stanno agendo, hanno già agito anzi sui suoi nervi, ed è per questo motivo che la sua sensibilità è stata azzerata e non può sentire dolore. Kibadaio implora pietà, la pietà descritta nel titolo giapponese. Kenshiro non ha alcuna intenzione di dimostrarsi misericordioso nei suoi confronti. Kibadaio, con un ultimo disperato attacco, cerca di lanciarsi contro Kenshiro, il quale lo blocca e lo fa fuori con il Gazan Ryozan-ha, cioè l'onda che riesce a spezzare in due la montagna. Gazan Ryozan-ha! In italiano dice soltanto di le tue ultime preghiere. Di le tue ultime preghiere! Il clan della Zan è sterminato perciò fino all'ultimo uomo. Non ci sono superstiti. Rei, Ken, Aili, Mamiya possono tornare al villaggio. Kenshiro agisce su alcuni punti di pressione di Aili e le fa tornare la vista. Rei non sa come ringraziarlo e a quel punto Kenshiro rivela a Rei di essere lui l'uomo dalle sette cicatrici, l'uomo che sta cercando. Tuttavia Rei non può credere in alcun modo che sia stato Kenshiro a massacrare la sua famiglia e a rapire sua sorella Aili. Perché? Perché ha tanto vissuto in mezzo ai criminali che riesce a riconoscerli, e soprattutto c'è lui nella versione giapponese, gli è rimasta ancora la lucidità di saper distinguere il bene dal male, e perciò non vi è alcun modo che Rei possa credere che sia Kenshiro l'autore di quei crimini. Kenshiro, tuttavia, in un lampo di intuizione, crede di aver capito chi sia l'uomo che ha rapito Aili. Appare quindi per la prima volta Jagger, o Jaghi, tutti noi sappiamo chi è. Si manifesta anche lui con le sette cicatrici di Okuto, con un'enorme maschera che ricopre il suo volto, scopriremo poi per quale motivo. Ammazza una sorta di barbaro che sta cercando di rapire e di molestare una ragazza e lo colpisce con l'Okuto Jasenshu, cioè con i fendenti della mano demoniaca di Okuto. Si tratta di un colpo che prima assordisce l'avversario con una ginocchiata al mento, poi con le due mani si danno due fendenti come pugnalate all'altezza del collo. Questo colpo colpisce tutti quanti i punti di pressione presenti sul collo e causa la paralisi del colpo. Jagger tuttavia non intende finirlo con alcuna tecnica di Okuto, carica una doppietta e fa per sparargli. Nella versione originale giapponese il colpo davvero facilecca e il gigante muore di paura per uno shock, mentre nella versione italiana ci fanno credere che il colpo è andato a segno e che il gigante è morto per quello. Perciò il prossimo nemico che dovrà affrontare Kenshiro sarà Jagger o Jaghi. C'è da fare una piccola precisazione. Nel film di animazione Okuto no Ken del 1986, la fine di Kibadaio, del clan della Zanna, non avviene per mano di Rei e di Kenshiro, ma avviene per mano di Raul. Infatti, vediamo l'esercito di Raul che sta avanzando in un territorio per conquistarlo. Che cosa succede perciò? L'esercito di Raul si scontra con quelli del clan della Zanna, finalmente vengono chiamati nel modo corretto, anche perché stanno sventolando degli stendardi nei quali sono proprio raffigurati delle zanne, degli artigli. Vediamo prima
L'esercito di Raul e l'esercito della Zanna che combattono tra di loro ferocemente, ammazzandosi l'uno con l'altro, con scene abbastanza cruente. Vediamo i Cobra, quelli del clan della Zanna che utilizzano le stesse tecniche che avrebbero dovuto ammazzare anche Kenshiro e Raul. Tuttavia senza effetto, perché? Perché i soldati del re di Hokuto sono assai preparati e pur feriti e mutilati continuano a combattere. Anche in questo caso interviene Kibadayo, indurisce il suo corpo sempre con la tecnica del Kazan Kugai Kohu. E da solo attacca i soldati di Raul, facendone scempio. Prima ne stritola uno con la mano. Su, venite! Un altro viene addirittura morso, gli stacca la testa e lo tiene in bocca quasi come un ciucciotto. Altri soldati del re tentano di scalfirlo, di ferirlo, ma il corpo di Kibadayo è talmente forte che nessuno di loro può niente. Kibadayo comincia a massacrarli perché basta un colpo della sua mano per stritolarli, sbudellarli, farli letteralmente a pezzi. Valorosamente i soldati continuano inutilmente ad attaccarlo. Pare proprio che ne muoiano a decine e decine, se non centinaia. Kibadayo continua ad avanzare, a calpestarli, a farli fuori con un semplice fendente della sua scimitarra che li taglia letteralmente a metà. Finché non arriva davanti a Raul. Kibadayo tenta di colpirlo con la sua scimitarra. Raul naturalmente nemmeno scende da cavallo. La scimitarra di Kibadayo va in mille pezzi. Spaccherò a metà te il cavallo! Quando Kibadayo provoca Raul dicendogli di provare ad attaccarlo perché la sua armatura è talmente forte che nessun colpo può scalfirla, allora Raul con la sola aura che scaturisce dalla sua mano lo spazza via. Kibadayo viene scaraventato all'indietro. Mentre sta letteralmente volando, spazza via alcuni dei suoi soldati, colpisce alcuni dei suoi soldati, trapassa le montagne. E nonostante lui creda che sia l'armatura ad avergli salvato la vita, il suo corpo comincia a sgretolarsi e a farsi letteralmente a pezzi. E Raul, dopo la morte di Kibadayo, ordina al resto del suo esercito di ammazzare tutti quanti quelli del clan della Zanna. Amiche e amici, io vi ringrazio per la visione di questo lungo video. Non vi annoio oltre, vi chiedo solamente di mettere un mi piace se avete gradito il video, di lasciare commenti e di iscrivervi al canale. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie.